Superbonus del 110% e bonus edilizi minori con meccanismo della cessione del credito. Facciamo un pochino di chiarezza su tutte queste fantomatiche truffe, frodi di cui spesso si parla e che immediatamente vengono associate al superbonus. Faccio questo video proprio in risposta ad alcuni commenti ricevuti ad alcuni miei video nei giorni scorsi da parte di qualche iscritto al canale, il quale che hanno commentato dicendo che secondo loro il superbonus è solo un meccanismo con il quale si è permesso a soggetti, diciamo così, a dei delinquenti, di poter frodare lo Stato e quindi sostanzialmente che tutto quanto il meccanismo, l'impianto del superbonus è solo un meccanismo che favorisce le frodi di carattere fiscale. Penso sia bene chiarire un po' la situazione, fare un pochino il punto, soprattutto farlo numeri alla mano per poter vedere effettivamente che cosa sta succedendo, che cosa succede e qual è il problema in realtà, che credo dal mio punto di vista sia un po' più un problema di carattere politico che non di carattere proprio economico o comunque legato a queste famose frodi. Facciamo un pochino il punto della situazione. Sono Andrea Cipriano, ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare e dell'edilizia. Prima di iniziare questo video ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube, cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale cliccando il pulsante qui sotto, quindi garantendoti tutti i vantaggi riservati agli abbonati. E sotto nel link in descrizione puoi vedere quali sono questi vantaggi e quindi magari evitando di incappare in brutte sorprese se stai ristrutturando casa, se la stai vendendo o se hai deciso di accedere a qualche bonus fiscale presente nel mondo dell'edilizia. Comunque adesso ti chiedo di mettere un bel mi piace al video, magari condividilo con qualche tuo amico o conoscente e vediamo di cosa stiamo parlando. Allora, sicuramente il super bonus 110% ed il meccanismo che è stato introdotto della cessione del credito e dello sconto in fattura, quindi delle opzioni alternative con cui si può beneficiare degli incentivi statali, sono stati dei provvedimenti sicuramente non perfetti, soprattutto nella loro prima fase, ed infatti nel corso del tempo hanno subito tutta una serie di modifiche, di variazioni e quindi la normativa è molto cambiata, si è molto evoluta, sia in ambito super bonus che rispetto ai vari bonus edilizi. Quindi tutto è nato a partire dal decreto rilancio, decreto legge 34 del 2020, quindi parliamo di circa 2 anni fa, e da allora sono intervenuti tutta una serie di provvedimenti, decreti legge, normative varie che hanno modificato anche di molto l'impianto complessivo del superbonus e dei vari bonus edilizi. E mentre in una prima fase tutti i correttivi che venivano apportati alla normativa erano correttivi che servivano soprattutto per correggere alcune dimenticanze o comunque alcuni errori di impostazione che avevano caratterizzato la prima fase e soprattutto per consentire un più semplice accesso al superbonus e ai vari bonus edilizi, e quindi con delle procedure sempre più snelle e più veloci, in un secondo momento, a partire soprattutto da novembre del 2021, la maggior parte delle variazioni e degli interventi che sono stati fatti sul superbonus hanno riguardato tutti quegli interventi che avevano il tentativo di limitare al massimo tutte quelle famose frodi fiscali di cui spesso si parla. Infatti, l'Agenzia delle Entrate ha riscontrato crediti fittizi, comunque la cessione di crediti inesistenti per un ammontare di circa 4,4 miliardi di euro, quindi tanti soldi. Ma vediamo un attimino più nel particolare di cosa stiamo parlando. Allora, come detto, a partire dal novembre 2021 tutti i correttivi alla normativa che regolamenta il superbonus e la cessione del credito nei vari bonus edilizi minori cosiddetti ha mirato soprattutto a cercare di limitare questo meccanismo di frodi, per cui è stato emanato il cosiddetto decreto antifrodi 157 del 2021, appunto a novembre del 2021, e poi ultimamente i decreti legge numero 4 e il numero 13 del 2022. Che cosa hanno fatto questi decreti? Il primo, molto importante, il decreto antifrodi 157 del 2021, ha finalmente introdotto la necessità di redigere il visto di conformità e l'asseverazione di congruità delle spese
che prima erano previste soltanto per chi accedeva al superbonus 110% con il meccanismo della cessione del credito e sconto in fattura, ha esteso quindi la necessità di avere visto di conformità e cessione del credito anche al superbonus quando diciamo, lo si utilizza, vi si accede al superbonus attraverso il meccanismo della detrazione diretta, quindi portandolo in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Soprattutto si deve avere visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese anche quando si accede a tutti quanti gli altri bonus minori attraverso il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito. Questa è stata un'iniziativa importantissima, secondo me fondamentale, anche se forse le modalità con cui è stata introdotta non sono state proprio opportune, perché si è introdotta questa normativa che dall'oggi al domani ha subito modificato sostanzialmente quello che era, diciamo, un passaggio fondamentale nell'accesso al credito fiscale, però detto questo era diciamo, una manovra, un tipo di iniziativa che era scontata, era fondamentale perché la maggior parte di frodi in realtà si sono avute con quei bonus, guarda ad esempio il bonus facciate, nel quale non soltanto non era previsto un tetto massimo di spesa, ma non era neanche prevista la necessità di ottenere un visto di conformità, un'asseverazione di congruità delle spese, cioè di avere qualcuno che dicesse sì, quel tipo di intervento è fatto, diciamo, è come previsto dalla normativa, può beneficiare di quell'incentivo, che allora era del 90%, ed effettivamente l'intervento che è stato sostenuto è congruo con le spese che vengono praticamente incentivate. Questo non c'era e quindi lì ci sono state tantissime frodi, come vedremo tra poco. Però detto questo, questa è stata una cosa importantissima. Successivamente poi con gli ultimi correttivi, il decreto legge numero 4 e il numero 13 del 2022, che cosa è successo? Si è consentito, praticamente si è data semplicemente, si è dato un limite a quella che è la cessione del credito. Cioè si è detto che, ok, la prima cessione del credito è libera, mentre le ulteriori due cessioni del credito possono essere fatte soltanto nei confronti di quei soggetti, come banche e istituti finanziari, che rientrano all'interno di un determinato albo. E poi è stato previsto il divieto della frammentazione del credito fiscale. Queste sono due iniziative sulle quali io non sono d'accordo per nulla, perché hanno limitato molto e hanno dato un freno notevole a tutto quanto il meccanismo della cessione del credito, quindi a tutti i bonus edilizi e sostanzialmente all'intero comparto dell'edilizia, e secondo me non hanno effettivamente poi risolto il problema, avendo come obiettivo fondamentale quello di eliminare completamente il sistema, diciamo questo sistema fraudolento appunto di frodi fiscali. Ma quello che voglio dire, quando si parla di frodi fiscali, quando l'Agenzia delle Entrate ha parlato di frodi fiscali, di che frodi parlava? Soprattutto quali erano i bonus a cui potevano essere imputate queste frodi? Allora, se noi prendiamo in considerazione il biennio 2020-2021, l'Agenzia delle Entrate stessa ha chiarito questo aspetto. Quindi se prendiamo in considerazione il biennio 2020-2021, l'ammontare complessivo di crediti che sono stati ceduti allo Stato ammonta a circa, diciamo a spanne, 38 miliardi di euro. Di questi 38 miliardi di euro, 13 e 3 circa sono relativi al super bonus 110%, 13 e 6 al bonus facciate, quindi si equivalgono quasi. Poi abbiamo 5 miliardi e mezzo circa per l'eco bonus, non me li ricordo a memoria, quindi leggo, 4 miliardi e 9 per il bonus ristrutturazioni, quasi 1 miliardo per il sisma bonus ordinario e poco più di 1 milione per l'installazione di colonnine di ricarica elettrica. Di questi 38 e rotti miliardi, 38 miliardi e 38,4 miliardi, l'Agenzia delle Entrate ha riscontrato che circa 4,4 miliardi di crediti in realtà erano esistenti, quindi corrispondevano a delle frodi, ma di questi 4,4 miliardi il 46% era imputabile al bonus facciate, il 34% all'eco bonus, quindi ecco qui che la maggior parte, 46 più 34, già siamo all'80% complessivo di queste frodi, era imputabile a bonus facciate ed eco bonus. E quindi non viene menzionato per niente il super bonus, che invece si stima abbia determinato, se così possiamo dire, delle frodi fiscali per un ammontare di circa il 3%, quindi soltanto il 3%, che è una percentuale che sicuramente va limitata, è giusto sicuramente apportare dei correttivi in modo tale che questa percentuale del 3% scenda ancora, però se paragonata al 46% del bonus facciate capite bene che è un'inerzia, è una cosa praticamente inconsistente.
Detto questo, appurato quindi che la maggior parte dei crediti fittizi, quindi diciamo delle frodi, sono imputabili al bonus facciate e all'ecobonus di tipo ordinario, che erano due tipi diciamo, di incentivi per i quali non era prevista il visto di conformità e l'asseverazione di congruità delle spese. Una volta che si è intervenuti a partire da novembre 2021 con il decreto antifrode, il 157, che ha imposto, che quindi ha determinato la necessità di avere un visto di conformità e un'asseverazione di congruità delle spese anche per questo tipo di bonus, è chiaro che evidentemente, secondo me, si è apportato un correttivo molto importante, che sicuramente se andremo a vedere i dati nel 2022, quindi nell'anno 2022, sicuramente questa percentuale scenderà molto, cioè questo 46% di frodi fiscali che corrisponderanno, 46% di 4,4 miliardi, parliamo di oltre 2 miliardi di euro, sicuramente questi verranno abbattuti notevolmente, quindi secondo me non c'era poi la necessità assoluta di dover proporre, di dover redigere anche il decreto legge numero 4 e numero 13 del 2022, con le quali è stato posto un limite al numero delle cessioni del credito e è stata data l'impossibilità di fiscalizzare il credito. Quindi, diciamo, questa è la realtà che spesso non viene detta. Qual è la realtà? Che in realtà tutte queste famose frodi di cui si parla, questi famosi 4,4 miliardi, in realtà solo una piccola parte, solo il 3% è imputabile al superbonus e probabilmente con i correttivi che sono stati imposti questa percentuale scenderà ancora notevolmente, mentre la maggior parte delle frodi hanno riguardato altri bonus, per cui quando si fa l'associazione frodi fiscali uguale super bonus 110 si commette un grosso errore e si fa, secondo me, a mio parere, più un discorso di carattere politico che non un discorso di carattere concreto che guarda quello che è il reale stato della situazione. Il super bonus non ha determinato tutte queste frodi. Perché? Ma perché seppure è stata una normativa imperfetta, che ha subito tante variazioni, però è stata una norma su cui si è posta sempre molta attenzione, ci sono stati sempre dei paletti molto attenti, per cui era poi praticamente molto difficile, se non impossibile, generare tutte queste frodi di cui spesso si parla. Tetti di spesa ben stabiliti, asseverazioni e visti che devono essere lasciati da tecnici diversi, quindi insomma i paletti ci sono, le regole ci sono, ovviamente vanno migliorate, però è sbagliato, secondo me, a mio avviso, associare il superbonus 110% ad un meccanismo che alimenta le truffe, perché non è così, le cose non stanno così, che piaccia o meno. Ecco, se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un mi piace, magari condividilo con qualche tuo amico parente, iscriviti al canale YouTube, se vuoi puoi anche decidere di abbonarti cliccando il pulsante qui sotto. Ciao!